Paolo Camisoli, ultima prova generale. Su, su, su! Su con le mani. Tutto il peso deve stare sulle ginocchia. Tu non sei un cavallo. Sei un cittadino democratico. Tu non sei un cavallo. Tu non sei un cavallo. Dai. Allora? Che cosa hai deciso? Eh? Che facciamo? Ti bevi un altro litro di acqua e sale o rimani sulle ginocchia? Mm? Non so, fai tu. Ma se ti alzi te la devi bere tutta. Se ti alzi te la bevi tutta. No? Niente? E allora rimani in ginocchio. Tu potresti essere fuori dei 15 minuti. Lo sai? Sì, che lo sai. Hai berti un bel po' di acqua. Fresca. Acqua pura, fresca, dolce, chiare, acque. Eh? Ah. Hai sete, no? Noi non ci teniamo a condannare un cittadino democratico, anzi siamo ben felici di lasciare un cittadino democratico libero, di evitargli una dura condanna. Ovviamente. Ma tu ci devi evitare. Mm? Tu puoi essere Mao, Lin Biao, marxista, anarchico, leggerti il libretto rosso, tu puoi fare tutto quello che vuoi. Eh? Ma le bombe, le intimidazioni, che minchia c'entrano con la democrazia? Ascolta, noi non siamo la GPU, la SS. Noi vogliamo solo che ti comporti da cittadino democratico. Noi vogliamo solo che tu ci dica chi è stato. Non ti vogliamo far fare una delazione. Noi vogliamo che tu ci dica il nome di chi ha commesso il fatto, perché io so che tu lo sai. Solo questo. Allora, ci aiuti e ce lo dici? O rimani in ginocchio? Tu non sei un cavallo. Tu non sei un cavallo, tu sei un cittadino democratico e puoi dimostrarlo, puoi dirlo, così sei coerente, eh? Chiaro, coerente, eh? Non ti devi preoccupare, qui hanno parlato tutti. Io sono una tomba, tutto questo palazzo è una grande tomba. E poi dai, andiamo, parliamo tra cittadini moderni, avanzati, democratici, dai, diciamocelo in fondo, che cos'è questa democrazia? Se non l'anticamera del socialismo. Io per esempio ho avuto socialista. Siamo uomini moderni, andiamo. Allora? Che dici? Devo dire questo nome? Me lo vuoi dire questo nome? Me lo vuoi dire il nome? Me lo vuoi dire che state pace, pace a fare le bombe? Ecco. Bravo. Ora ci siamo. Mattone, fallo uscire. Vai a chiamare pace.